Salve, sono Gary Owens e sono qui per dimostrare come funziona esattamente un simulatore di golf. Come vedete, è un computer. E vengono raccolti dei dati che poi sono proiettati su un piccolo schermo e poi anche su lo schermo grande. Lo schermo è fatto di un materiale speciale che abbiamo fatto arrivare dall'America. È capace di fermare una palla che viaggia ad oltre 250 metri. Allora, sotto questo tappeto ci sono circa 100 sensori sensibili alla luce e loro vedono la testa bastone. Sono in grado di vedere se la faccia del bastone era aperto o chiuso e vedono anche la direzione della testa bastone. Grazie a questa scheda possiamo vedere tutto quello che succede alla testa del bastone all'impatto con una pallina. I nostri simulatori hanno anche due telecamere ad alta velocità che fanno una fotografia della pallina e questa striscia bianca. Qui vediamo lateralmente l'angolo di lancio e dalla lunghezza della linea viene calcolata la sua velocità. La camera piazzata sopra ci fa vedere la direzione iniziale della pallina. In questa scheda vediamo tutto quello che il computer ha calcolato in un modo molto grafico. Fa vedere dove la palla è stata colpita, com'era la faccia e la direzione della testa bastone, la velocità della pallina, la velocità della testa bastone e lo smash, il backspin e lo spin axis. Fa vedere anche l'angolo di lancio della pallina e l'angolo dell'attacco della testa bastone. So, ok, adesso sappiamo come funziona, ma come si usa un simulatore di golf? Si mette un guanto, prendi un bastone, metti la palla su un tee, fai un bel swing di prova, e via! Ma, momento, aspetta, cos'è che dice quella cosa lì?